Nella vita privata ho avuto delle battute di arresto, ho avuto problemi, quindi che mi hanno costretto a fermarmi. Non c'è vergogna, si sbaglia e si. Però l'importante è riparare, ecco. Dopo questi anni di tribolazione avevo comunque sempre scritto. Nel bene o nel male ho sempre buttato giù le rime. Quindi alla fine diciamo che anche il male è servito. Hey yo, Torino e la City, classico è lo stile, Mauri B, 2023, suona Il mio così. flow, una leggenda metropolitana. Mauri B, Douglas, benvenuti, grazie tra l'altro per essere ben disposti verso queste due chiacchiere con lo YouTube DL. Mauri, io ho un sacco di domande per te Grazie a voi per l'invito, perché è non ci vediamo stato. veramente da un sacco e Esatto. dall'ultima volta che hai fatto un disco a questo disco, che cosa è successo nel mezzo? Dobbiamo scendere nel Quanto vuoi, particolare? decidi tu No, quanto scendere nel particolare. beh, è successo Artisticamente che. Sì, soprattutto. no, esatto. Però, beh, la vita artistica alla fine, inevitabilmente, fa sempre parte della vita quotidiana normale. Quindi, è sempre legata, no? Alla vita che si fa. Ma nulla di, cioè, nulla di trascendentale, nel senso che è uscito il disco, abbiamo iniziato a suonare, grazie al cielo, parecchio. Siamo stati diverse volte in Svizzera, anzi, siamo stati diversi mesi in Svizzera a fare delle date con Nix, i ragazzi di su. Abbiamo girato un po' l'Italia. Poi, appunto, abbiamo guadagnato qualche soldo, nel senso. Però purtroppo ho preso di nuovo la strada sbagliata. Ho fatto di nuovo il solito errore che ho commesso un po' da sempre nella vita privata. E quindi la musica inevitabilmente si è fermata a livello di produttività. Poi andavamo in giro a fare i live, quello che potevamo fare abbiamo fatto. Però appunto nella vita privata ho avuto delle battute di arresto, ho avuto problemi, quindi. Che mi hanno costretto a fermarmi. Certo, poi nel disco si intravede, no? Questa cosa, si Esatto. intralegge attraverso i testi, attraverso Sì, ho le cercato di attitudini. spiegarlo, magari con un po' velato, non proprio Certo, ma è giusto che sia così. senza cadere nel trash, perché però anche nella comunicazione dei social Certo, l'abbiamo esplicitato. messo in piazza, non c'è, cioè, ho avuto problemi con la legge, anni di reclusione, quindi nel senso. Non è che è una cosa nuova, un segreto, l'abbiamo messo per iscritto, abbiamo mandato proprio comunicazione, cioè proprio come ufficio stampa. Abbiamo usato questo tipo di comunicazione, abbiamo scelto di rimanere proprio sul reale. Non c'è vergogna, si sbaglia e si. Però l'importante è riparare, ecco. E direi che l'hai fatto, no? Con questo Sì, disco esatto. che è un ritorno anche con una veste ancora più creativa, ancora più reale dall'altra parte. Per cui Sì, è veramente esatto. messo quegli anni di diversi in un disco, in qualcosa di creativo, di figo. E ti sei appoggiato a Douglas per farlo. Com'è nata tra voi due l'intesa e la maniera di farne cose insieme? Per un periodo ho vissuto in montagna e ci eravamo conosciuti in una casa in montagna, forse 3 anni fa. E il primo lavoro che abbiamo fatto assieme è stato con Dope One. Abbiamo fatto un EP con Dope e gli avevo fatto degli scratch. Là lì eravamo entrati in connessione. Poi io appunto mi sono spostato un anno dopo a Milano e quando io sono arrivato a Milano lui poi mi ha scritto, mi ha detto che doveva fare il disco. C'aveva già un po' di basi, aveva dei testi pronti. Gli ho detto vieni qua, è venuto state da me un paio di settimane, ci siamo sentiti un po' la roba, l'abbiamo sentita bene in studio, sai, nelle casse, le strumentali, c'era della roba che andava di più, della roba che andava di meno, e allora abbiamo deciso di rifare un po' di cose, no? Poi abbiamo rifatto alcune strumentali, lui ha riadattato dei testi, e poi abbiamo fatto anche delle strumentali nuove, lui si è preso bene, ha scritto delle cose nuove, pian piano si è delineato un po' l'idea del disco, ecco. Cioè, ha preso forma pian piano strada facendo e poi sono venuti fuori anche dei nomi di collaborazione, quello ad esempio con Ensi e niente, abbiamo chiuso il lavoro, poi cioè, abbiamo tirato in ballo anche altra gente, anche Eschisi, tutti gli altri che poi sono Certo. stati felici di collaborare,
perché comunque insomma abbiamo lavorato seriamente, sai, tutto organizzato bene con lo studio, cioè il fatto di avere lo studio ti permette appunto di poter lavorare anche con queste terze persone in maniera professionale, quindi sono stati tutti contenti di collaborare, molti loro sono passati in studio, abbiamo fatto la roba così in presa diretta tutti assieme. Matak. Sì, Matak anche, si sono passati in studio. Bello. ESA anche. Sono momenti rari, eh? Cioè non è... Certo. Vedersi no, insieme. Infatti abbiamo capito per l'ennesima volta che comunque la roba migliore viene sempre quando ti becchi in studio con la persona, con l'artista e fai comunque qualcosa direttamente in studio assieme, perché per quanto sì, può essere figo, per carità, vengono bene i pezzi, a distanza ci sta per questioni di tempo e di distanza uno lo fa lo stesso, però abbiamo capito che anche, cioè, io avevo appunto dopo questi anni di tribolazione avevo comunque sempre scritto, nel bene o nel male ho sempre buttato giù le rime, quindi alla fine diciamo che anche il male è servito, però questa cosa che non volevo fermarmi, cioè la cosa di fare un disco, vado in studio, registro i pezzi sulle basi, sai, è un po' limitativo. Invece la chiave di svolta è stata appunto quando, cioè non è che cercavo uno studio per registrare, cercavo qualcuno con cui collaborare e fare la cosa assieme. Poi, come diceva lui, avevo già i miei pezzi pronti sui beat, che ne so, di Sciocca piuttosto che Schizo, però quando ho beccato lui siamo come ripartiti da capo e abbiamo realizzato le tracce che poi secondo noi, secondo un po' tutti, sono le migliori, perché comunque il pezzo con Enzi o con Matak si sente che comunque è roba... Alcuni dicono che secondo loro questa cosa è solo una paranoia nostra. È una visione vostra. Esatto, perché... che no, quei pezzi li ho scritti 10 anni fa, la gente magari non lo capisce. Però cazzo, questa roba c'è... E questa roba dell'hip hop proprio dipende dalla vibe. Se la tua vibe è... Dici sì, ok, ti può piacere anche a te, ma se non mi gasa a me... stiamo parlando del nulla. Certo. Infatti da lì siamo partiti, cioè quello è stato un punto di partenza, infatti appunto adesso poi abbiamo continuato e abbiamo fatto appunto, lo possiamo dire, no? Già che certo, cioè, le piche abbiamo già chiuso, le piche verrà dopo, già praticamente già fatto. Avete già fatto un album molto lungo a livello di tracce, no? Un'altra cosa. 13, sì, 13 tracce, non abbiamo voluto mettere skit, intro, outro, abbiamo detto mettiamo su plain, dritto. Poi quando ci siamo beccati con lui abbiamo detto facciamo un EP dopo, così seguiamo questo flusso che comunque prima magari so, chiedevo il beat, aspettavo, scrivevo. Invece quando lavori assieme, diciamo, dai il beat, io la settimana dopo c'ho il pezzo. Certo. È più una roba più istantanea, più... È cambiato tanto anche la maniera di lavorare con i produttori e di registrare in studio negli ultimi 20-25 anni da quando fai rap. Sì, no, ma questa cosa meno male che ho beccato lui che è più giovane, perché c'hanno anche un po' questa quella grinta che avevamo noi a 20 anni di dire minchia, cioè cazzo, facciamo le cose piuttosto rifacciamole da capo. Mentre magari noi alla nostra età diciamo, ma sì, dai, va bene così. Sì, sì, però invece tu... è stato un vantaggio. La figata di poterne parlare con te è che tu sei passato dai beat in cassetta, con la collection di beat su una 90 minuti della BASF, a te lo passa su WhatsApp. Sì. Che è una differenza anche la maniera di ricevere le cose, di fruirle, no? Quando il beatmaker ti dava, il produttore ti dava la cassetta, magari dovevi arrivare a casa, dovevi avere le tue casse di riferimento, infilarla dentro e ascoltare i beat da lì. Adesso... Sì. Ce li hai dietro, sono sempre con te. Sì, tra l'altro secondo me è più comodo. A voglia. Esatto, adesso salgo sul treno, mi metto un beat, mi scrivo un testo sul cellulare e posso arrivare in studio e registrarlo, io sono a posto. Mentre una volta già, come dicevi tu, passa il beat sullo stereo, sulla cosa e ci mettevi... Adesso è molto più istantaneo, più veloce, migliore. È anche un po' più divertente dal punto di vista creativo, per quello che stai facendo tante cose. Cioè che sì, esatto, poi fuori. Appunto come dicevo prima, essendo stato fermo tanti anni, poi comunque anche se fai una vita di merda, sbagliata, comunque tu immagazzini un sacco di esperienza, anche negative. Poi in ogni caso l'hip hop ce l'ha insegnato proprio questo a priori, proprio una delle basi, di trasformare il negativo in positivo, quindi nessuno è, credo che esca dall'università fresco in questo ambiente. Certo. Chi più chi meno.
Però appunto questa cosa nel male, diciamo, mi è tornata utile. Adesso, cioè, potrei fare un disco ogni 6 mesi che... Hai materiale su cui lavorare. Esatto, no, poi io anche sono, diciamo, settato sul fare le cose più veloce, anche comunque dopo aver registrato un album intero, sì. Anche solo l'approccio al microfono, sì, quanto qua, non ci metti più. Si è messi lì con calma, esatto, abbiamo fatto 1000 prove, sai. Questo va bene, riascoltiamo, sai, poi come dicevi prima, adesso con WhatsApp gli esporto il provino, se lo sente, il giorno dopo magari dice, ah, ma magari questa strofa rifacciamo, sai, adesso è tutto più facile, magari una volta devi andare in studio, pagavi i soldi e allora devi fare tutto in quella sessione. O passava adesso, un mese. Certo, adesso costa tutto un po' meno, è tutto un po' più facilmente reperibile, quindi abbiamo avuto questa fortuna di poter fare le robe con calma, ecco, sentircele tante volte, anche coi mix. Che a distanza ci siamo confrontati molto più facilmente, ecco. Però è vero, una volta scrivevi magari con penna e quaderno, adesso c'è uno smartphone, c'è un cellulare su cui lavorare, però non è cambiata la tua attitudine nel rapporto con la scrittura in sé, no? Cioè, nel tuo disco nuovo ritrovo il Mauri degli inizi. Sì, questo me l'hanno detto anche diverse persone. C'è quella persona lì. Comunque è conoscitore del genere, mi hanno detto. E non è... Non vuol dire essere rimasti indietro, anzi, vuol dire avere evoluto una propria idea di comunicazione, di come si costruisce un testo nel rap, di attitudine verso il microfono, che non è una cosa secondaria nel mestiere del rapper. Per cui grande che sei riuscito a trovare continuità, no? Cioè, sì. Ci sei tu. Sei il tu di 20 anni fa e il tu di adesso nel disco, ed è, esatto, una cosa, sì, molto bella. Ma quello inevitabilmente, essendo appunto, come abbiamo detto prima, un disco iniziato, tra virgolette, 10 anni fa, perché ci sono dei pezzi che sono rimasti fuori da Book of Rhymes. Ad esempio il pezzo con Masito, prodotto da Lil, era un pezzo che è rimasto fuori da Book of Rhymes per questioni di tempo, spazio, comunque anche distanza. Masito era super impegnato, l'abbiamo ripreso. Però avendo fatto anche la roba nuova, diciamo, ha più senso. Secondo me, cioè, se ci fosse stato su quella roba, sì, uno poteva fare lo stesso un disco, dire vabbè, cioè, l'ho fatto, lo faccio, però non aveva, cioè, diciamo che abbiamo voluto dare anche con lui qualcosa di più, dire ok, cioè, la roba è già fatta, però se passiamo a fare meglio. Anche il pezzo con Mattak, alla fine io lo vedevo in giro, abbiamo fatto qualche data in giro con Fast Cut per Dead Poets 3, e lo vedevo in giro, comunque l'apprezzavo, gli avevo già chiesto di fare una traccia assieme, mi sarebbe piaciuto, non sapevo bene dove, perché e quando, ma avevo già il beat, avevamo già impostato la roba, poi siamo entrati in studio e abbiamo detto ascolta, cioè, Mattak è uno che spacca, tu fai beat fighi, io mi sto riprendendo bene a scrivere, facciamo una cosa da capo, stiamo lì a... Stessa cosa che ha detto Enzi, ha detto cazzo, cioè la maggior parte della gente si aspettava una classicata da noi, sai, classico beat boom bappone, e invece abbiamo stravolto un po', come ti posso dire, le aspettative tra virgolette, perché abbiamo usato comunque un beat che molto attuale, suona nuovo, più, cioè, fresco. Non so se si può definire boom bap o... Ma non lo so, comunque diciamo è stato figo anche questa collaborazione con Cri Verde. Questi beat li abbiamo fatti assieme. Diciamo, io mi sono occupato più di tagliare i campioni, sempre la formula è sempre un po' quella. Abbiamo preso dischi funk, soul, anni 70, poi vabbè, un po' di tutto abbiamo usato. Però nel caso di quella con Ensi in particolare, ho preso un campione anni 70 e poi Cri ha fatto le batterie un po' più moderne. Però sì, eravamo tutti contenti del risultato, eravamo presi bene, cioè volevamo cercare di divertirci, fare la roba in quel modo, ma senza cercare di rifare, insomma, robe già sentite, no? Sì. Pensare di fare rap come si faceva negli anni 90 è anacronistico, no? Cioè, nel vostro lavoro si sente bene che c'è una personalità più giovane, una più concreta con una storia dietro, una maniera di fare musica molto attuale che però sa guardare al passato, al mondo dei sample, al mondo del funk, al mondo del soul. È sì, molto, sì, trasparente. No, questo è anche un motivo per cui ci siamo trovati, nonostante la differenza, certo, di età, diciamo, ci interessano le stesse cose alla fine, quindi... Infatti la legacy, la legacy è da tutte le parti, no? La legacy con il passato, la legacy con il futuro, perché poi questa è anche una scommessa su un genere che si deve sempre rinnovare per essere figo, no?
Certo, infatti state già facendo cose nuove. Che poi dire, sempre senza comunque cercare di fare una roba alla moda, diciamo, anche perché sennò avremmo fatto le cose in questo modo, ecco. Sì. E anche nei featuring avete coinvolto delle personalità che sono sul pezzo, sono parte della storia, ma che hanno un senso tutti insieme. Sì, sì, no, assolutamente non volevamo mettere gente a caso soltanto per far numeri, cioè anche perché non avrebbe avuto nessun senso, ecco. E sono nate tutte da contatti personali, basta alzare un telefono, mandare un messaggio. Sì, certo, no, poi tutti presi bene, mega onorati di fare la roba con Mauri, infatti è stato bello anche vedere questa cosa, ecco, incredibile. Più che altro abbiamo ragionato, non abbiamo ragionato con chi vuoi fare il fit, non aveva senso, abbiamo ragionato, cioè qui chi ci starebbe bene, poi grazie al cielo mi rispettano tutti, mi hanno risposto e mi hanno detto di sì, tranne uno che sarà coinvolto dopo, no? Cioè, Clementino era stato che non aveva tempo. Ah, vabbè, gli ha detto no, guarda, non te la prendere, sarà quello dopo, e faceva bene, dai, è un stato l'unico assente, è stato assente però giustificato comunque, Clem, è grande. Esatto, no, però questa cosa è importante, cioè abbiamo ragionato appunto chi ci sta bene qua sopra, non tanto con chi vorresti fare il fit. Ho detto sì, un po' una via di mezzo, certo non ci piaceva fare una roba con Enzi, però abbiamo detto, cioè facciamo una cosa che possa andargli bene, no? Come se... Certo, ma poi con qualcosa che vi rappresenti, Torino è presente nella traccia, Torino è presente nell'album in sé, anche se poi è stato registrato a Milano. Sì, sì, certo. Però si sente quella Black City che è tanto cara a Enzi e tanto cara a te, che trova inevitabilmente la città da cui provieni ti condiziona. Che rapporto hai con Torino adesso? Ma diciamo che Torino è una città come sempre difficile, perché emergere con la musica, comunque con l'arte, con lo spettacolo è da sempre stato duro, è stata sempre dura, perché in ogni caso non penso sia tanto colpa di Torino, Bologna o Roma, è che Milano è ormai il centro, certo, soprattutto del rap. Perché vuoi non vuoi le serate, i locali, la gente, anche la gente di fuori viene qua perché sa che comunque c'è lavoro, raga. Gira qualche soldino, perché dobbiamo essere ipocriti? Se uno deve fare la musica, cioè deve guadagnare qualcosa. Diciamo qua c'è qualcosa in più da fare che le altre città. Non è che è tanto un problema di Torino, è che... È stato molto più facile anche chiudere le collaborazioni studio avendo lo studio a Milano, capito? Perché comunque è un punto di ritrovo per tutti. Esatto. No, prima o poi ci passano un po' tutti, no? Qua da Milano, allora è stato facile. Invece probabilmente a Torino sarebbe stato un po' più complicato venire la gente in studio. Perché anche Matta, che l'abbiamo beccato che era in live qua, ha detto guarda, appena passo da Milano vengo a registrare, avevo una data. Enzi abita qui da anni. E Esa, stessa cosa, anche lui, cioè, viene in studio, registra e la traccia è finita. Green purtroppo, vabbè, cioè, la strofa ce l'ha mandata anche su lui qua, è qua vicino, però ha scelto così perché anche lui è pieno di roba da fare, quindi ci sta. Immagino che anche Planetesia abbia mandato. Come è nato invece quella tipologia di rapporto, che è diverso? Gli altri lì vi conoscete tutti di persona, si è beccati? Invece ma Planetage è stato... cioè è successo che quel pezzo lì me l'aveva chiesto il producer del pezzo, Wisco, che era un pezzo suo in realtà. E c'era Planetage e Charlie Muscle. Ok. Ed era un pezzo suo che doveva far uscire per una compila. Poi anche la pandemia ha bloccato un po' tutti i lavori e si è fermato. E dopo un po' gli ho detto, ascolta, ma che facciamo con questa traccia? gli ho detto, guarda, mettiamo magari un rapper forte che si può avvicinare con gli americani. E abbiamo pensato subito ai Green. Certo. Chiudiamola e la teniamo per il mio disco, che tanto sta uscendo. Mi fa, va bene, dai, te la concedo, diciamo, va bene così. Il feat, ovviamente, Planetesia l'aveva coinvolto lui. Però bello che sia finito, cioè nel senso che sia atterrato su un progetto tuo, un progetto pubblicato, un progetto che non è una compilation ma è un album. Sì, è stato valorizzato. Dall'esterno non si sente che è un pezzo concepito da un'altra parte, si sente che sono delle belle strofe, tra l'altro sono rare le belle strofe di uno straniero su qualcosa di italiano, c'è un bel connubio, sennò sembra... Planetage è difficile che faccia una strofa. Cosa fa brutta.
Ma questa cosa devo dire tanto grazie a lui, perché io avrei anche spaziato un po' più sui generi, anche sui mood, sulle sonorità. Invece lui ha più voluto fare una cosa che risultasse, sì, ok, una roba un po' che suona più risentita, una roba più nuova, però teniamo un filo logico. Sì, no, cercare di dare un senso al tutto, visto che facevamo il disco, cercare di fare una cosa che avesse tutto, che seguisse un filo logico, nonostante comunque io ho fatto 4-5 produzioni, non tutto il disco, c'è vari produttori, quindi già comunque è stato, abbiamo dovuto selezionare per cercare di far suonare tutto, anche in fatto di mix, no? Abbiamo dovuto, però alla fine dai, ce l'abbiamo fatta. Prossimo lavoro, appunto, l'ho prodotto tutto io insieme ad altra gente, quindi è stato ancora più facile questo discorso da realizzare. E saranno quanti pezzi, dicevate? 5 o 6, quindi non è ancora chiuso. Forse ce n'è una in più, adesso stiamo capendo. Perché è stesso discorso, certo. Abbiamo coinvolto un artista, tra l'altro, che non è neanche tanto del mondo hip hop, e abbiamo detto, qua possiamo chiedere, ci starebbe bene un ritornello di puntini puntini. Ho detto, però cazzo, cioè, questo è un mega artista, facciamo una roba apposta. E allora esatto, beh, è una bella maniera di lavorare comunque, sì, no? Sì, la pian piano abbiamo trovato una quadra, comunque sono stati alti e bassi anche durante la registrazione, sai, tutti, lui è stato da me 2 settimane, avevamo comunque un po' i tempi tirati, quindi abbiamo anche corso un pochino all'inizio. Adesso siamo un po' più settati, abbiamo uno studio anche a Torino, è più comodo, quindi lui quando fa le registrazioni, noi ci vediamo, ci confrontiamo, poi le registrazioni le fa lì, quindi infatti stiamo andando un po' più... Le demo rec sono già state fatte in studio a Torino, di questo lavoro nuovo, e quindi diciamo siamo già a buon punto, abbiamo già reccato la roba. Mancano i fit, anzi qualcuno è già arrivato, però sì, diciamo, è praticamente quasi pronto, la roba è fatta, bomba. E dal vivo invece come lo portate in giro Legacy, e come porterete in giro il nuovo lavoro? In teoria dovremmo montare un live fatto apposta con la roba nuova, ovviamente qualche pezzo vecchio inevitabilmente si dovrà fare, perché anche comunque tanta gente mi conosce per quello, quindi... Poi credo che sia il bello, no? Di far capire che c'è un'origine, che tra l'altro è anche molto coerente con quello che fai adesso, per cui è logico vedere un po' lo sviluppo, sì, dell'artista. Sicuramente non potevamo snaturare quello che comunque la nostra radici e la nostra provenienza, non avrebbe avuto senso. Certo, e infatti avete trovato un'etichetta che ha voglia di fare questo percorso con voi, esatto. Portate fieramente sul petto oggi. Ma infatti è come se fossimo ripartiti assieme, sì. Anche lui, anche Zeta, è da un po' che... Infatti tanti mi dicevano, cazzo, ma Vibra Records esiste ancora? Perché non si sentiva un po' da... Cioè loro hanno prodotto un po' gente di livello, cioè Dogo, Fibra, quindi in passato. E... quindi un po' ci siamo accomunati un po' per ripartire assieme, ecco, così. Evviva, evviva, la squadra, sì, è rifatta. È stato bello che anche loro sono stati presi bene a spingere questa cosa, siamo rimasti contenti. Esatto, poi ha scelto di fare il vinile, cioè noi ovviamente la nostra intenzione c'era, però ha deciso lui anche di masterizzarlo da bassi, da fare tutto, cioè potevamo anche dire va bene così. Certo. Però diciamo Z ha voluto proprio dire no. Una cura dietro tutto. Visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, masterizziamolo da bassi, che comunque è cioè uno dei migliori, se non il migliore, a fare questa roba. Quindi diciamo che per come siamo partiti è stato anche un po' il disco della fortuna. Nel senso che, sai, io che prendo il treno da Torino, vengo a Milano, vado e vengo, il video, cioè alla fine la base è qua. La base del lavoro della musica è la mia qua, perché a Torino non è che abbiamo... Però nonostante ne valsa la pena. Sì, avete fatto buona musica, se ne continuate a fare soprattutto direi che proprio valsa la pena. Sì, no, vuol dire che ci siamo divertiti. Esatto. Raga, in bocca al lupo, serio. Credo. È stato un enorme piacere. Grazie mille, è stato un piacere. A prestone, ci vediamo in giro.